Adriana Musella, ecco la foto di copertina sulla sua pagina Facebook, al fianco di Roberto Saviano e dei PM nel mirino di 'Ndrangheta e Cosa Nostra, Giuseppe Lombardo e Nino Di Matteo. Adriana Musella, testarda, ribelle, a volte incosciente, innamorata della vita, l'antimafia come sentimento, dice di sé sul web. E poi, grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana, con nomina motu proprio del capo dello Stato. Adriana Musella, un'altra icona dell'antimafia, dall'altare alla polvere, prima stanata da una giornalista, Alessia Candido, che con un'inchiesta sul Corriere della Calabria aveva acceso i riflettori sulle spese allegre coi soldi elargiti a man bassa dalle istituzioni, poi dalla Procura di Reggio Calabria all'ufficio requirente italiano, che più celebrava. La magistratura ha disposto il sequestro di beni per 75.000 euro a carico dell'antivista antimafia, la stessa presidente dei riferimenti, su 450.000 euro ricevuti da enti pubblici sin dal 2002, nel quinquennio 2010-2015 avrebbe usato 55.000 euro per finalità estranee agli scopi antimafia di riferimenti e altri 20.000 per spese personali. Amica di uomini e donne di primo piano nelle istituzioni, che non la mollarono neppure al deflagrare dello scandalo che da mediatico ad essa è divenuto anche giudiziario, si sarebbe indebitamente appropriata, spiega la Procura di Reggio, di fondi in danno dell'associazione che essa stessa presiedeva e si sarebbe resa responsabile di una malversazione ai danni di numerosi enti pubblici, la Regione Calabria, le province di Reggio, Vibo, Verona e Salerno, i comuni di Reggio, Verona, Santa Maria Capo Vetere, Bollate e Gioia Tauro, il Ministero dell'Istruzione e altri enti ancora. Viaggi, ristoranti, gadget, fiori, magliette coi fondi dell'antimafia, in parte utilizzati anche per dare lavoro ad alcuni familiari. Questa in sostanza l'accusa. Lei si difende su Facebook, la storia è stata calpestata, tuona. E poi, invocando una giustizia rapida, chiosa serafica, la mia vita continua. Da Vibo Valentia per la Cinius 24.